Grazie a tutti, scusate, buongiorno. Mi fa molto piacere essere qui, mi fa molto piacere essere stata coinvolta in questo progetto che, appunto, come ha raccontato bene Antonella, è stato disegnato insieme ad Alessandra. E mi fa molto piacere anche ritrovare il dottor Maschietto, che non vedevo da veramente troppo tempo, no? Forse. Insomma, ad Alghero ci eravamo visti l'ultima volta, o a Tante Cagliari. volte a Cagliari. A Cagliari. Bene, allora io farò una breve carrellata sui dati di letteratura per capire anche, insomma, perché dobbiamo prestare attenzione ai soggetti con ADHD. Una breve definizione iniziale dei concetti di emergenza, urgenza e crisi, sostanzialmente. Definiamo l'urgenza un'alterazione dell'omeostasi corporea, quindi quello che riguarda pensieri, umore, comportamenti e relazioni, che necessita un'azione terapeutica immediata. Mentre per emergenze indichiamo quella rottura dell'equilibrio psicofisico, dove comunque impattano molto anche le problematiche psicosociali. E definiamo crisi quello stato che il soggetto si trova a fronteggiare quando deve superare un ostacolo e le sue capacità di adattamento non sono tali da consentirgli di raggiungere gli obiettivi vitali. Queste situazioni in alcuni casi rappresentano la prima occasione del contatto tra il minore e i servizi sanitari. In altri casi, invece, noi troviamo ai servizi di emergenza utenti che hanno già una pregressa diagnosi psichiatrica e che quindi sono già noti ai servizi. Come vi ha fatto vedere Laura prima, secondo la classificazione di Rosen, sostanzialmente definiamo codici rossi quelli in cui c'è una minaccia per la vita importante, quindi gravi comportamenti. Come il rischio suicidario, grave aggressività, psicosi acuta, disturbi del comportamento alimentare con appunto minacce per la vita, mentre i codici gialli sono quei disturbi che richiedono sì un intervento urgente, ma non sono minacciosi per la vita e rientrano in questi, per esempio, l'ideazione suicidaria, l'autolesionismo, disturbi dell'umore, disturbi del comportamento e anche l'abuso. Cosa sapevamo prima della pandemia? Sostanzialmente sapevamo che circa il 3-8% delle visite urgenti erano visite psichiatriche. I pazienti psichiatrici mediamente nel pronto soccorso pediatrico hanno un'età superiore rispetto ai pazienti non psichiatrici e le cure per questo tipo di pazienti richiedono sicuramente una maggior durata delle consulenze. Qualche volta ci troviamo di fronte a visite inappropriate e spesso ad accessi ripetuti. E i principali motivi di accesso generalmente riguardano sintomi esternalizzanti per circa il 40% dei casi, la suicidalità con dati variabili dal 14 al 47% e a seguire. Problemi d'ansia, sintomi psicotici e abusi di sostanze, ovviamente con prevalenze variabili a seconda dei diversi studi che consideriamo. La pandemia ovviamente ha complicato tutto questo, è uno degli aspetti che ha messo in luce maggiormente è sicuramente che i soggetti che avevano già prima un disturbo e quindi una patologia, una psicopatologia precedente sono i soggetti che poi risultano più vulnerabili e maggiormente compromessi. In particolare per quanto riguarda l'insorgenza di sintomi d'ansia, di depressione, di irritabilità e aggressività. In questo lavoro si è andati a chiedere, per esempio, ai responsabili di alcuni servizi quali fossero i disturbi che dopo la pandemia o comunque i motivi di accesso ai servizi fossero più frequenti appunto a seguito della pandemia.
È quello che tanti responsabili hanno dichiarato è che questi che vedete sono i disturbi più frequenti, sicuramente disturbi d'ansia, disturbi depressivi, disturbi del comportamento alimentare che sono aumentati tanto in questa sede, però non analizzeremo, è l'ideazione e i comportamenti suicidari. E anche i soggetti con ADHD spesso quindi presentano una forte comorbidità con disturbi del comportamento e di azione suicidaria. Per esempio, questo lavoro, una meta-analisi pubblicata dal gruppo di Samuele Cortese nel 2019, ha evidenziato che su una popolazione amplissima, vedete qua sostanzialmente più di 90.000 soggetti con ADHD confrontati a oltre 239.000 soggetti senza ADHD, ovviamente mettendo insieme tutti gli studi che poi hanno consentito di appunto analizzare i dati della meta-analisi, e quello che si vede è che su tutti gli aspetti, sia tentativi suicidari, sia ideazione suicidaria, suicidi completati e anche comportamenti non specifici, le ADHD hanno un rischio significativamente maggiore rispetto agli altri soggetti. E qua lo vediamo ancora meglio con appunto il forest plot di questi studi che analizzano sia dati su bambini, ma anche dati su adulti, e come vedete, l'ideazione suicidaria, è insomma 3 volte, più frequente nei soggetti ADHD, e addirittura i suicidi completanti abbiamo uno ratio, di, 6,69. Quindi questo è un aspetto importantissimo, da non trascurare. Gli ADHD non arrivano in pronto soccorso solo per problematiche psichiatriche, ma spesso arrivano anche per altri tipi di problemi. Questo è uno studio in pubblicazione che ha raccolto dati negli Stati Uniti dal 2002 al 2022, dove anche qui vedete i numeri sono molto grossi, quindi ci permettono di fare dei ragionamenti anche cospicui, 333.000 ADHD confrontati a circa 301.000 controlli, e qua vediamo che per i diversi tipi di ADHD, quindi ADHD combinato, iperattivo, inattentivo o comunque l'ADHD in genere, tutti gli aspetti considerati risultano significativamente più frequenti negli ADHD rispetto ai non ADHD. In particolare, gli autori di questa revisione, di questo studio, sono andati a valutare aspetti fisici, quindi più medici, tra cui anche fratture, quindi fratture centrali, per cui principalmente fratture della colonna o del cranio, fratture degli arti inferiori, degli arti superiori e così via. E come vedete, in tutti questi aspetti, l'accesso in pronto soccorso per questi motivi è maggiore negli ADHD, e ancora qua ritroviamo il dato che abbiamo visto prima anche per i tentativi suicidari, sempre con dei valori quindi compatibili a quelli che abbiamo visto nella precedente revisione sistematica. Questo invece è un altro studio, sempre che è stato condotto negli Stati Uniti, dove veniva chiesto ai genitori se i propri figli avevano fatto degli accessi in pronto soccorso nell'anno precedente. Quindi hanno esaminato sostanzialmente un anno. E anche qui hanno confrontato soggetti ADHD con non ADHD. E come vedete, il 13% dei soggetti che accedeva in pronto soccorso erano, appunto, avevano una diagnosi di ADHD. Inoltre, gli ADHD rispetto ai non ADHD si differenziavano per una maggiore comorbidità, sia comorbidità fisica, in particolare qua hanno esaminato l'asma, ma anche comorbidità psichiatriche, quindi disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico, altri sindromi, e in particolare risultavano più frequentemente presentare più comorbidità rispetto ai soggetti non ADHD. Non era stata rilevata una differenza significativa rispetto comunque all'età negli ADHD e non ADHD, e il campione ADHD, come atteso, era costituito da più maschi rispetto al campione non ADHD.
Ma nello stesso studio, gli autori poi sono andati a vedere come erano questi pazienti ADHD e che caratteristiche avessero, e in particolare, gli ADHD che più frequentemente accedevano in pronto soccorso erano più spesso femmine, con un livello, socio-economico più basso e sempre, quelli che avevano maggiori comorbidità, maggior numero di comorbidità. Un altro lavoro molto recente, pubblicato proprio quest'anno su Pediatrics, è andato a vedere sostanzialmente, anche in questo caso sono dati americani, è andato a vedere quali fossero i motivi di accesso sia per ragazzini autistici che per ragazzini ADHD in pronto soccorso. Io qua vi ho messo solo i dati per gli ADHD e come vedete sia nell'età inferiori, quindi dai 3 ai 12 anni, sia dai 13 ai 18 anni, la maggior parte presenta dei problemi associati all'ADHD che includono disturbi dell'umore e autolesionismo nei soggetti più piccoli e così anche nei soggetti più grandi, dove ritroviamo anche in particolar modo disturbi d'ansia, sempre disturbi dell'umore, disturbo da uso di sostanze, un altro motivo importante per cui accedono in pronto soccorso, e sempre ideazione suicidaria e autolesionismo. In questo studio, diciamo rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente, invece i motivi di accesso per motivi internistici o medici non erano così diversi, se non che più frequentemente si presentavano i soggetti ADHD per alcune lesioni cutanee, quindi tagli a livello degli arti superiori, però non legati all'autolesionismo. E infine, questo è uno studio invece australiano che è stato appunto condotto a Melbourne nel 2018. Hanno raccolto i dati sempre di soggetti che si presentavano in pronto soccorso e che avessero anche in questo caso appunto disturbo dello spettro autistico ADHD oppure disturbo dello spettro autistico in comorbidità con l'ADHD. E qua il numero dei pazienti è significativamente inferiore perché sono circa 380 pazienti. Però quello che ci interessa ancora una volta è che il 28% di questi accessi sono soggetti che hanno queste diagnosi. E il motivo principale di accesso per gli ADHD erano questi qui, SVD, che vuol dire Acute Severe Behavioral Disorder, quindi problemi comportamentali gravi. Per quanto riguarda invece l'ideazione suicidaria e l'autolesionismo, questo sintomo era più frequente nei soggetti ADHD in comorbidità con disturbi dello spettro autistico. Quindi, perché dobbiamo interrogarci e dobbiamo sostanzialmente riconoscere l'ADHD? E nonostante le nostre prassi siano migliorate molto, e anche a livello internazionale, questo è stato misurato, sostanzialmente si ritiene che l'ADHD sia la terza patologia per cui si ha la maggior concordanza tra operatori nella diagnosi solo dopo le disabilità intellettive e l'autismo. Ancora sembra comunque essere complesso identificare in particolare alcune tipologie di pazienti. L'eterogeneità del disturbo è legata, come vedete, a tutta una serie di aspetti, sia nelle presentazioni cliniche, sia nelle comorbidità e nei modelli neuropsicologici alla base. La prevalenza del disturbo, che è stata studiata insomma, da tanti autori, si attesta ormai insomma, su queste prevalenze che vediamo nei bambini, che sono insomma, intorno al 7-8%, e negli adolescenti un pochino inferiori, insomma, intorno al 4-3-4%. Però, nonostante appunto questi studi siano stati ripetuti perché sembrava che ci fosse anche un trend di aumento della prevalenza, in realtà
gli stessi autori che poi a distanza di 7 anni sono andati a rivedere i dati, hanno spiegato che la variabilità nella prevalenza è prevalentemente spiegata dalle caratteristiche metodologiche degli studi e che quindi non sembra che ci sia un incremento oggettivo del numero dei soggetti che rispondono ai criteri diagnostici quando vengono utilizzati degli strumenti standardizzati. E come cambia la presentazione? Lo sappiamo, sostanzialmente nei più piccolini prevalgono sicuramente i sintomi di iperattività e impulsività, e man mano che av andiamo avanti con l'età, sicuramente i sintomi più invalidanti sono quelli che riguardano il nucleo della disattenzione. E quindi un adolescente ADHD noi non ce lo immaginiamo esattamente come un bambino ADHD, avrà delle caratteristiche diverse e in particolar modo appunto sarà compromesso dai sintomi di inattenzione in particolar modo appunto nella pianificazione, nella programmazione, con conseguenti difficoltà scolastiche, facile distraibilità. Il comportamento iperattivo non è più quello dirompente, ma è generalmente una sensazione oggettiva e una sensazione soggettiva di instabilità. E poi avremo chiaramente anche dei sintomi di impulsività e difficoltà relazionali che li portano chiaramente ad essere compromessi in una serie di aspetti sociali, con spesso associata a bassa autostima, ansia e condotte rischiose. Un po' questo ce lo spieghiamo anche da un punto di vista neurobiologico, perché sappiamo che sostanzialmente c'è ormai è sempre più consolidata e confermata la teoria che l'ADHD sia legata ad una alterazione della maturazione della corteccia e quindi a un ritardo della maturazione della corteccia, e in particolare in adolescenza sappiamo che sostanzialmente queste aree maturano dopo le aree limbiche, e quindi c'è una sorta di disequilibrio tra aree frontali e aree limbiche, e quindi una maggior propensione chiaramente a comportamenti impulsivi e a una scarsa valutazione del rischio e a maggiori difficoltà in quelle che sono tutte le chiaramente abilità di decision making. Quindi ci sono però appunto dei pazienti ADHD che rientrano in quel gruppo che noi definiremo sottodiagnosticati o misdiagnosticati. E in questo studio che è stato fatto in Nord Europa, per esempio, sono andati a vedere quali fossero i soggetti che, pur avendo i genitori compilato dei questionari quando erano piccolini dicendo che c'erano dei sintomi ADHD importanti, non avessero poi comunque ricevuto la diagnosi nei tempi corretti. E chi sono questi soggetti? Sono principalmente femmine, principalmente appunto ragazze, con una probabilità appunto circa 2 volte superiore di non essere diagnosticati per tempo, e sempre appartenenti a una classe sociale medio-bassa. E queste che vedete qui sono le diagnosi che invece hanno ricevuto al posto dell'ADHD, codificate con i codici dell'ICD-10, quindi principalmente disturbi comportamentali, però associati a disturbi emotivi non definiti appunto nella maniera che ci saremmo aspettati. Anche noi recentemente siamo andati un pochino a interrogarci sulle differenze che presentano i soggetti ADHD di sesso femminile rispetto ai soggetti di sesso maschile, e abbiamo fatto una piccola revisione della letteratura andando a vedere quali fossero le caratteristiche sia cliniche ma anche neuropsicologiche, e anche dei risultati di studi di neuroimmagini. E questo è quello che abbiamo visto, è che sostanzialmente dal punto di vista clinico le femmine sicuramente presentano più sintomi inattentivi, più sintomi internalizzanti rispetto ai maschi. L'aggressività è più spesso verbale e non fisica, hanno minore strategie di coping. Ed è importante poi riconoscere che anche a livello poi di neuroimmagini funzionali si vede proprio bene come sostanzialmente nelle ragazze
le aree che si attivano chiaramente in maniera anomala durante l'esecuzione dei compiti correlano più con l'inattenzione che non con l'iperattività, come invece succede nei maschi. E l'altro aspetto di cui sicuramente vi parlerà più nel dettaglio Gabriele Masi riguarda le comorbidità psichiatriche che sono, come abbiamo visto prima, un aspetto presente e che complica sia il funzionamento che il decorso dei soggetti con ADHD. E questo è uno studio anche che appunto è stato fatto su pazienti italiani che ha appunto scritto Laura, dove sostanzialmente si vede che anche qui almeno il 66% dei soggetti ADHD ha una comorbidità psichiatrica, e tra quelle più frequenti evidenziavano disturbi del sonno, disturbo oppositivo provocatorio. Quindi l'ADHD ha un costo sia quindi nella fase iniziale di diagnosi e trattamento, e questo lo mettono in evidenza diversi studi, sia studi svolti in UK, questo qui per esempio svolto in UK, che ci dice che il costo annuale per persona è di 1327 pound rispetto a 328 pound per pazienti che non hanno l'ADHD. Lo stesso, quest'altro studio svolto in UK in soggetti da 12 a 18 anni fa emergere i costi dell'ADHD che risultano particolarmente elevati, soprattutto per quanto riguarda gli interventi scolastici e le risorse educative, e anche nello studio italiano, insomma, condotto anche da Antonella, si è visto che ci sono appunto dei costi importanti per il trattamento e la diagnosi dell'ADHD. Però i costi non sono solo in termini di individuazione e appunto di trattamento, ma anche di prevenzione degli outcome negativi o trattamento chiaramente degli outcome negativi che conosciamo molto bene sia in adolescenza e poi in età adulta. L'NTA cosa ci dice? Ci dice per esempio che a distanza di 16 anni questi soggetti ADHD ancora avevano gli esiti di difficoltà scolastiche importanti, quindi chiaramente con un raggiungimento degli obiettivi accademici inferiore, quindi è minor abilità nel campo del lavoro. Maggior labilità emotiva, maggiori sintomi di depressione e maggiori comorbidità anche con disturbi d'ansia. E poi i soggetti ADHD sappiamo essere più spesso protagonisti di incidenti stradali. Per esempio, in questo studio erano tra i soggetti che più spesso perdevano o a cui veniva ritirata la patente in seguito a violazione delle regole stradali, e poi anche da un punto di vista dei comportamenti sessuali a rischio, gli ADHD con una emotional dysregulation, quindi con una disregolazione emotiva maggiore, sono quelli che poi vanno incontro a comportamenti a rischio di tipo sessuale, sia in termini di mancata protezione che in termini anche di più frequenti gravidanze non desiderate. E questo è uno studio che molti di voi conoscono sicuramente, che è andato a vedere quanto fosse elevata la mortalità in soggetti ADHD all'interno di un ampio registro danese, e il dato qua fondamentale è che i soggetti che ricevono la diagnosi più tardi, quindi sopra i 17 anni, hanno una probabilità 4 volte superiore di andare incontro a mortalità precoce. E anche quando questi dati sono stati analizzati escludendo le comorbidità di disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta, disturbo abuso di sostanze, l'ADHD rimaneva associato a un'aumentata mortalità insomma, di oltre 1 volta e mezzo, ed era ancora una volta più frequente nelle donne e nelle ragazze rispetto ai ragazzi, sempre a confermarci che probabilmente
queste ragazze vengono diagnosticate troppo tardi o non vengono diagnosticate. E questo è un modello che Faraone ha sviluppato per spiegare perché gli ADHD vanno incontro a una precoce mortalità. E questo può essere spiegato sia da alcune comorbidità, quindi con disturbi della condotta, disturbo da uso di sostanze, ma spesso anche dagli stessi sintomi core, quindi dall'inattenzione, dell'impulsività e dai comportamenti a rischio che poi portano a più frequenti incidenti e a peggior qualità di vita. Come insomma, dicevo prima, probabilmente quindi negli anni la diagnosi di ADHD, le prevalenza, quindi a livello mondiale le stimiamo sempre intorno a questo 6-7%, e come vedete i trattamenti farmacologici invece che vengono utilizzati sono sicuramente destinati a una popolazione nettamente inferiore. E questo non solo da noi, ma come vedete in tantissimi paesi europei che si distinguono sicuramente dall'Islanda e dagli Stati Uniti, dove invece accedono ai trattamenti farmacologici un numero significativamente superiore di pazienti. Però perché è importante parlare di trattamento? Perché alcuni dati di letteratura ci confermano che siano i trattamenti farmacologici in particolare siano protettivi rispetto a tutta una serie di aspetti. Per esempio, in questa revisione e meta-analisi fatta da Kenneth Mann, è evidente che il trattamento farmacologico risulti protettivo nel prevenire dei danni fisici o comunque degli incidenti. Con una effect size di 0,76 che è ancora migliore poi per quanto riguarda gli studi condotti in bambini e adolescenti. Quest'altro studio svedese invece dimostra come i soggetti trattati, sia maschi che femmine, vadano meno incontro a problemi legali e a quindi misure cautelari quando vengono trattati. E quest'altro lavoro che abbiamo fatto insieme insomma, all'interno del progetto ADDUCE, una revisione sistematica dei dati di letteratura, ha evidenziato che rispetto soprattutto ai sintomi depressivi, all'ideazione suicidaria e all'uso di sostanze, il metilfenidato risulta in qualche modo protettivo. Non solo sintomi, ma dobbiamo pensare che è fondamentale parlare anche di qualità di vita in questi pazienti, perché sicuramente per fare una diagnosi noi dobbiamo avere i sintomi, dobbiamo avere una compromissione funzionale e l'impatto noi ce l'abbiamo proprio sulla qualità di vita in domini multipli. E sostanzialmente in questo lavoro è stato dimostrato anche in questo caso che i trattamenti farmacologici possono migliorare alcuni aspetti, in particolare il raggiungimento degli obiettivi e l'evitamento del rischio, con dei dati più promettenti per gli stimolanti e quindi un effect size un pochino più ampio per gli stimolanti rispetto ai non stimolanti. Per concludere, quindi diciamo che le linee guida europee suggeriscono che per la diagnosi sia fondamentale effettuare un'intervista clinica e un'osservazione diretta e valutare chiaramente sia la compromissione funzionale ma anche le comorbidità fisiche e psichiatriche, oltre che analizzare appunto la storia familiare. Questionari e altri strumenti diagnostici possono essere utili ed è bene che siano standardizzati. La valutazione neuropsicologica non è essenziale, ma può essere utile per un miglior assessment e un miglior trattamento. Però un po' tutto il mondo è paese, quello che dicevamo prima, ci sono sicuramente delle situazioni, insomma, dei contesti in cui
ancora gli accessi al trattamento, alle cure sono limitati, ma non solo in Italia, questo anche in tutta Europa, e le barriere che limitano l'accesso alle cure per l'ADHD sono sicuramente dei servizi non troppo diffusi, dove appunto un scarso riconoscimento della ADHD può causare un grosso impairment di stress nei pazienti e delle vie di riferimento, comunque delle vie per l'invio dei pazienti molto a volte troppo farraginose e complesse. Spesso chi si occupa di riconoscere l'ADHD viene formato troppo superficialmente e quindi, per esempio, loro suggeriscono che anche degli altri servizi, anche non clinici, comunque dei servizi che si possono occupare di patologie sia fisiche che di altre patologie mentali, possano intervenire insieme anche eventualmente alle associazioni o gruppi di supporto. Quindi, concludendo, l'ADHD è un disturbo eterogeneo la cui presentazione si modifica nel corso della vita, predispone a gravi patologie in età adulta e quindi un inquadramento diagnostico in adolescenza e l'attivazione tempestiva degli interventi è fondamentale. E proprio perché rispetto anche ad altri disturbi cronici può essere trattato con successo. Quindi dobbiamo porre maggiore attenzione ai soggetti che possono essere sotto o misdiagnosticati, perché fare una diagnosi corretta è fondamentale per garantire un accesso alle cure e ai trattamenti più appropriati. E considerato che al momento ancora troppi pazienti vanno incontro alle conseguenze dell'ADHD, dobbiamo lavorare quindi in età adulta, dobbiamo lavorare per garantire i trattamenti ottimali, sia per una migliore qualità di vita che per ridurre i costi relativi alla patologia. E mi fermo qui, grazie.